Chiampo, grave incidente all'alba su via 4 novembre, perde il controllo dello scooter mentre si dirige in paese e travolge in pieno un ciclista. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, lo scooter avrebbe centrato un cordolo, divelto un segnale stradale, finendo poi la sua corsa contro la vetrata di un negozio, dopo aver sfondato anche una ringhiera. I soccorsi allora arrivano, trovato entrambi i feriti, lo scooterista e il ciclista a terra, privi di conoscenza. Il secondo, in gravi condizioni, è stato portato all'ospedale di Vicenza, dove è ricoverato in rianimazione. Tiene. Arrestato in pieno centro, Ion Gulea, 30 anni, moldavo. Sulle sue spalle pendeva un mandato di cattura internazionale per aver investito e ucciso nel suo paese nel 2015 un pedone mentre era alla guida ubriaco. Lo stesso nel 2018 era stato fermato a Malo, sulla provinciale del Pasubio, alla guida con un tasso alcolemico 4 volte superiore al minimo consentito. In questa occasione gli era stata sequestrata l'auto e ritirata la patente romena, risultata poi falsa. Oggi è stato arrestato e associato al carcere. Arzignano, multa di 500 euro per un 51enne che indebitamente ha abbandonato i rifiuti via Consolini, zona Parco dello Sport. La polizia locale, intervenuta a seguito della segnalazione di alcuni cittadini, notava numerosi fogli strappati sulla aiuola che consentivano di risalire all'autore dei fatti, che veniva così sanzionato. Un fenomeno sempre più ricorrente, quello dell'abbandono dei rifiuti, che porta l'assessore Marcigaglia ad annunciare l'installazione entro 60 giorni di una decina di telecamere spie posizionate a rotazione nelle aree sensibili.